Facciamo ancora un pochino qua. Ciao bella. Ciao bella. Sì, Bella. bella. Brava. Allora, quindi adesso, ovviamente la velocità di ricarica dei cosari. Poi, Boris Ursus himself. io lo lascio qua. Così provoco l'attacco. Se vuole provarci. Mi dai due fucili perché li voglio. Due di questi, due di questi. Poi si push. Tu per ora niente. Dopo, vabbè, due di questi magari glieli do. Ma basta. Qua non facciamo nient'altro. Minchia, Boris è incazzatissimo. Boris è veramente incazzato. Voglio prendermi la regione. Passerò sopra Kolek senza problemi. Ok. Assolutamente sì, gioco. Ah, mancava un'unità. Vabbè. €400. Non manderò verso sud questo. Dobbiamo coprire qua. Per ora non vorrei spenderli in un altro modo i soldi. Così in a banco. Ota lontana e muore. Ota lontana. I return. It is Urson's wish. Even Urson could not. Bam. The bear is with us. It is Kislev right now. Follow the bear. Ok. Kolek. Cadrai. Baron of the Motherland. Prepare your master's chambers. A me servono soldi.
reject any who crave power. I deserve a larger retinue. Sono 300 denari in più di costo. 312. Boris Ursus refused. Guadagno 1078. Beh, adesso dovrebbe aumentare un pochino il guadagno qua. Questo si ritira e io vado qua. Vorrei la pace con Kolek se riuscissi. Ma non credo. Hanno preso la spada. È abbastanza pericolosa. Qua prendo la razzia invece. Ok. Allora, uno di soldi ce lo piazzo. Dovrei piazzare questi. Ma per ora no. Dovremmo potenziare un po' l'economia prima. Dammi crescita. Adesso i cosari diventano incazzati neri. Ma veramente. Diventano belve. Belve veramente forti. Abbiamo i fucili. Adesso qua l'albero e patibolo cade, mi dà la razzia e poi la pianura. Immaginavo. E niente, c'ho la guerra anche lì. Ho diverse guerre importanti. Non potrò proteggermi ovunque. Allora, iniziamo qua. Qua sicuramente è automatico. È troppo forte, Boris. Qua è razzia. Make them fear, Ursun. Cut them down. Reborn for Kislev. Gran costruttore, ogni tanto lo useremo. It helps my homeland. Vita al massimo. Che non hanno molta vita, ste unità. Hear me roar. Massa, le ricariche degli incantesimi non è male. No, invece voglio più campo visivo e ricognizione, così ottengo un fottio di oggetti. Che ne ho anche un bel po', però ne voglio di più. Buttiamo la capitale qua. Ok, sappiamo dove andare. È probabile che mi becco l'attacco. Allora, ho tanti nemici. Inizio a ridurre la velocità di movimento, che probabilmente inizieranno a entrare da tutte le parti. Non potrò proteggermi ovunque, purtroppo. Dove possiamo, ci pensiamo. Dove non possiamo, cediamo i territori. Il problema è che cedo territorio a tier 3. E ogni attacco qua mi fa male. Provo a tirare su le difese. Provo, ma per me è impossibile. Non così velocemente, non riesce. Come anche qua. Cioè, qui è lontano, teoricamente dovrei riuscire a proteggerlo. Riusciamo a fare una tregua?
No. Allora, prossimo turno dobbiamo fare delle battaglie. Ce la dovrei fare, 5.000 denari lì, puliti, puliti. Che sennò vado sotto i soldi. Per ora va bene, massimo dopo piazziamo Urson. Che la guerra a sud mi complica parecchio la situazione. Sì, mi sa che qualche territorio mi salta. A meno che non riesco a fare un secondo esercito. Un terzo esercito. Forse, forse, forse. Doppio, doppio esercito qua. Kamen pure. No, ha girato! Insediamento dei soldi, va a mignotte. Porca miseria. A meno che non faccio un esercito, no, Totto, non ce la faccio. La pace non si può, eh. E se ti concedessi un territorio? No. Troppo lontano. Banchiamo allora. Che devo fare? Razzia. Occupo. Banco. Non riesco a tenere gli insediamenti purtroppo. Dove va Boris vince. Il problema è che non riesco a tenere gli insediamenti. Qua dovrei tirare giù questo e mettere le difese. Così ho doppia copertura, ma tanto le difese fanno cacà. Qui cade. Qui cadrà dopo. Posso provarci comunque. Attivo Ursun. Dei danni li dovrebbero prenderli. E qui attivo riduzione velocità di movimento. Metto le difese, tiro via questo. E vediamo se riusciamo a tenerlo. Neanche qua lo uppo. Boris, tu sei incredibile. Il problema è che solo tu sei incredibile. Gli altri fanno schifo. Se non tengo le difese, è come se non facessimo nulla. Il problema è che le difese arrivano. Qui mi becco l'attacco. Dammi un pochino di soldi intanto. Velocità di movimento diminuita. Qua ci sono gli scaven. Ho tante guerre. Devo attivare più difese. Le difese possono rallentare l'avanzata nemica, non mi fanno certamente vincere, ma li rallentiamo. Attualmente sono in una situazione di assedio. Anche se uno sta spingendo, l'altro sta cedendo. Anche qua mi sa che si è ritirato l'esercito nemico. Male. Non ho informazioni in merito al nemico. No, due territori almeno.
Prova a beccare l'imboscata e tiragli via questo esercito. Sì, ma anche se andassi a intercettare questo, il problema è che qui ce n'è un altro di esercito. Non farei un cazzo se non il suo gioco. Mi conviene, esatto, giocare intorno a questo e uccidere questo esercito qua. Indebolirlo sarebbe anche da ucciderlo. Andiamo behind di soldi. Per forza. Piazzo le difese. Ma il commercio non mi serve un cazzo. Questo potrebbe aiutarmi molto, però ne avevo visto un altro prima. Un'altra difesa, non è male. L'economia che va veramente male. Ok, facciamo questi 18 turni. Qua difese. Meno rallentiamo l'attacco. Qua va bene. Allora, devo fare una cazzata. L'esercito deve essere fatto dove c'è questo risparmio. Ma non qua. L'esercito lo devo fare... O lo faccio qua, che c'ha più slot. Sì. Abbassa la crescita. Qua ci metto l'ordine. Ho fatto una bella rivoluzione di tutto. Ho fatto una bella rivoluzione di tutto. Devo muovermi a fare questa rivoluzione, perché mi servono più soldi. Se mi entra in boscata, è easy. Qua faccio auto. Poi avanziamo dopo. È un bel percentuale. Lui attacca qua. Ok, l'imboscata qua è entrata. Qua no. Ha penetrato ignorando... Ah, ah no no no, è l'altro, è l'altro. Ok. Allora, lì va bene. Qua è marcia forzata. Ok, qui posso entrare. Allora, stiamo perdendo una vagonata di soldi, ma li gestiamo. Qua pusha. Ehi, non posso più rallentarmi. Se mi rallento ho perso. Non credo che collaborano per uccidermi. No, è fuori agro di poco. Meno male. Allora, questo dovrei riuscire a ucciderlo. Sì. 895. Allora, qua avevo detto difese. Qua volevo un patriarca in più, lo tengo. Ma non è che mi piaccia tanto. Qua soldi. Qua commercio, visto che comunque qualcuno a commerciare c'è adesso. Ok, qua è settato bene ora. Battaglia.
Puoi avanzare qua. Bello. A me mi ha incazzato anche lui comunque. No more threat than mice. Prepare my tent. Ci sono anche gli scaven, eh. Ciao tutti contro. Vabbè, ma facciamo i soldi grazie ai combattimenti. Difese? Difese, sì. Difese, difese. Difese? Qua non so se riesco. Qua sono in marcia forzata, quindi me la rischio però, mentore. Gelo mortale comunque lo usiamo. Un po' di vita. Abbiamo oggetti per te. Città incantata non ce l'ho. Ah no, in verità è questo. Bello. I return. Non gli riesco a portare un prete a questo. No, ma anche se riuscissi con quali soldi. Via. Mi servono soldi. L'economia è collassata, doveva essere soldi. Ho tante guerre, ho bisogno di un secondo, terzo esercito per gestire queste guerre. Ok, qua perde l'insediamento Colec, non so dov'è. Qua c'è l'ultimo insediamento di Colec comunque. Dopo... Buono. Ci entro? Sì. Dovrei? Sì. Entro in razzia, guadagniamo comunque un sacco di soldi e crasha il gioco. E crasha il gioco. Sì, sì, è crashato, è crashato. Vabbè, non è un problema. Tanto vado in bagno. Ok, arrivo. Tanto si riavvia, fa tutto. Via. Arrivo. C'è qualche problema questo gioco, è più stabile, non so cosa. Mamma mia. Mamma mia. Lo fixeranno, dai, speriamo che i 25 euro di DLC servano a qualcosa.
Allora. Stavo dicendo. Allora, tu ti muovi qua. In incursione. Perché mi serve qua l'incursione. Quindi tampono un po' i costi. Tu mi fai l'attacco qua. Quale che è qua da qualche parte però. Qua l'auto me la dà stranita. Che quanti oggetti ottengo. Ok, me lo prendi. E qui va bene. Colleca, quanti insediamenti hai? Tu sei morto. Boom. Qui pushiamo e lo uccidiamo. Poi. Allora. Qui le difese sono up. Qui le difese no. Qua le difese no. Potenzia le difese qua. Puntiamo molto sulla prima regione. Seconda regione. Non c'è un cazzo da fare qua. La ribellione mi rompe il culo. Metto il commercio per ora. Se riesco a fare le difese ho qualche possibilità qua. Due turni me li dai? Non lo so. Dovrei fare un esercito in casa. Follow the bear. The lost czar returns. Risparmio al massimo. Ok. Ma non devo fare truppe adesso. Quindi 5% di entrata economica in più. La chiesa volevo patriarca. Per ora ottengo. Oh, mi piace l'ordine. Cioè, questo dovrebbe essere un insediamento ordine. 2, 3. Cioè, dovrebbe essere molto di più l'ordine. Ma alla fine il 5% in più non è tanto. Ah, più che altro la vision. Non dovrei mettere soldi. Porca puttana. È commercio per forza. No, tanto dopo tiriamo giù le mura. No, va bene così, mettiamo le difese. L'ordine. Tanto dopo tiriamo giù le mura e mettiamo... come si chiama? E mettiamo i cosi. I cosi, certo. L'ordine e i soldi. In questo ordine. Tanto una volta che qua mi sento abbastanza safe. Kolik è a nord. Vabbè, Kolik è auto. Ha perso l'esercito più forte. E io comunque ho un sacco di livelli sopra. Dubito che possa fare qualcosa. Qua, essendo che non è lo stesso territorio, non me l'ha data la missione. Qui è il territorio sotto. Monolito. No, non entra, merda. Monte. Che schifo. Devo fare due movimenti. Perché tutto... Qua è il monte, ma lì... Dai, che cazzata. Vabbè, dai, fa niente. Tanto 266. No, figa. Non arrivano le difese. Ha giocato bene lui. Ha giocato bene lui. Mi ha fregato. Anche perché devo perdere due turni. Qual è che auto? Non sono convinto. Oh. Vabbè, non posso tornare indietro. E
Sto pensando alla frase che ho appena detto. Non posso tornare indietro. Prepare your master's chambers. In verità sì, posso. O se no creo un esercito qua. Diciannove. Mi servirebbe. Prende danni da... no. Mi servirebbe. Rulek. Mi servirebbe un secondo esercito. Un terzo. Più che altro che questo fa quello che deve fare. Sì, dai. Sarà difficile mantenerlo, però. Comunque siamo a 13 uomini. Non è male. Sì, dai, 13... Tredici, quindici uomini contro 19. Però c'ho l'avamposto. Ho buone possibilità di farcela. Anche senza il terzo esercito. Ok, facciamo. Continuiamo con la nostra strada. Non torneremo indietro. Continuiamo qua. Facciamo la razzia e la conquista. Sì, perderò 2 turni almeno. Tutti questi territori li perdiamo. Forse qua riesco a proteggerlo se non le mura. 8 turni me li dai? Maybe. Qua lo perdiamo. Qua è up. Meno le difese. Ok, perdiamo un insediamento purtroppo di tier 3, ma l'attacco sta andando a buon fine. Gli orchi potrebbero darmi qualche noia, speriamo di no. 3000 denari e guadagniamo da sotto. Con l'attacco, la razzia e poi successivamente anche la missione, no, facciamo un bel po' di soldi qua. E poi prendiamo anche qui e poi penso quell'altro, a questo. Purtroppo non c'è nemmeno un posto. Vabbè, non è un grosso problema. 1000 denari. Ok, facciamo quello che dobbiamo fare. Attacco. Razio. Già qua ho fatto 4000 denari, che mi preoccupa. Qua piazzo ancora l'incursione, così dopo conquisto. E mi dà doppia missione. Demon Slayer. Qui stessa roba di sempre, razzia e conquista. E poi pushiamo su, a sud e finiamo. Tanti soldi ci stanno entrando. Tre arcieri. Ok. Ok, va bene. Ah, non è facile, siamo in una situazione comunque precaria. Non ho una singola regione, non ho. Alza l'economia. No, questo. Oddio, non durerà tanto. Sto facendo i trade dei territori, togli. Non posso fare nient'altro. Ok, grazie ai potenziamenti questo esercito mi costa meno. E comunque questo esercito può pushare fino alla morte dei miei nemici. Ok, abbiamo un gattino in più.
I ribelli me li becco in the face, non posso farci nulla. Qui ci sono i ribelli, qua c'ho la missione finita, vedete lì. Wow, l'ultimo attacco a... A cosa? Come si chiama? Alexa, accendi la luce. Kolek. Ultimo attacco Kolek. Conquista qua e pelle verde più o meno sono... Tranquilli per ora. Oh, oh, ha spostato un esercito. Vabbè, qui era easy, che perdessimo. Non è un problema. Mi stai seguendo? Io devo fare questo. Per avere anche il replacement e poi pensare a lui. Per forza. Cioè, l'unica cosa che non devo mai perdere è gli eserciti, mo. Qui lo buttiamo sotto assedio, ma non attacchiamo. A meno che... No, no, no. Non attacchiamo, vediamo se mi attacca lui. Perché qui vi faccio un sacco di soldi. Sì, sì, voglio... Dio. Faccio occupa e saccheggio, invece. Un tier 4, un tier 3 me lo voglio. La missione è fatta, però io ho bisogno. Mi dà la pirica, ma no, devo... Ah, merda, mi leva anche l'unità. Dai, accetto la pirica. Più che altro con la consapevolezza che posso curarmi. E non solo, posso reclutare. Merde, ma posso reclutare. Passiamo i costi. Posso poi metterci anche qualcosa di serio, eh. Ma per ora no, non serve. Lui penso che ci vorranno due turni per arrivare. Questo lo devo tenere. Qua 7 di difesa. Io 6. Bisogna 9. Allora, se io muovo qua, secondo me lui ritorna su. No, però dentro il mio territorio. Secondo me lui mi vede e torna su. Che cosa ha come difesa? Dammi due tanchini. Ok. $175. Quanto un po' le spese. Questo non so ancora se è completamente safe. Appena ne sono sicuro tolgo questo. Non metterei i soldi, ma metterei l'ordine. Perché voglio una regione full ordine. Questo mi becca la ribellione, mi servirebbe un generale, ma non riesco. In qui la stessa cosa. Questo non mi interessa. Fanciulli gelide o patriarchi? Fanciulli. Tu sei il quello nuovo, ok. Non mi interessi tanto, ti dico la verità. Qua non mi interessi per niente. Morto Kolek, praticamente ho il free win qui. Gli orchi dovrebbero essere in pace perché gli ho eliminato il nemico primario. A destra non so... Ah sì, c'è ancora il suo vassallo che devo uccidere. Più a destra. Poi più a destra dovrebbe esserci un altro dei demoni. Un altro di sti tizi. Sempre che mi dichiara guerra instant, se no io avanzo qui e mi prendo tutto il sud. Ok, questo non mi attacca. Qui butto auto, eh. Anche perché gli orchi sono qua ma sono danneggiati. Pirrica, ma la vinco bene. Qua è auto, sì. Come on. Ciao, com'è? Tier 3 ottimo.
Infatti si è ritirato. Però ha tirato fuori un altro esercito. Allora, qui ci ritiriamo di nuovo. Qua mi serve l'attacco. Però sono danneggiato. Avanza in avamposto. Qua avanza in avamposto, così mi curo. E conquistiamo qua. Abbiamo 1300 di perdite. Sì. Questo vuole la pace. Io la accetto. My warhounds haven't eaten. Understood. Northmen come. Ok, abbiamo chiuso una guerra. Ne ho altre tre. Dominate. Uno, due, tre. What? Una che devo gestire. Quella degli Skaven che sono qua. Non è difficile. Non è per niente difficile. Qui sono semi in pace. Questi mi odiano, ma teoricamente dovrebbero essere occupati o con gli ogre. Ok, hanno un sacco di nemici. Per ora non dovrebbero avere interesse su di me. Qui sicuramente tiro fuori le difese. Ordine. E soldi. Classico. Commercio. Qui devo riparare per forza. E qui anche. Boom. Qui non è ancora safe, ma lo sarà a breve, perché se faccio questo attacco lì diventa safe. Va bene, qui va bene. Lui qui un po' sarà a rischio. Però le difese dovrebbero andare up. Io non vorrei dare... Non vorrei spendere più soldi così. Tanto difendere la posizione è buono. Potremmo uccidere gli orchi, che sono a tiro. Cioè, ho sempre bisogno di combattere. Il problema con questa fazione è quello. Economicamente sono molto behind. Quindi se qua sono in pace devo andare giù e ci metto una vita. Gli orchi sono veramente a tiro. È probabile che li attacchiamo. Avrò diverse battaglie comunque. Una qua. E anzi, questa... Questa forse me la dà anche auto. Questa qua non lo so. No, questa è auto, sì. Vai auto. Poi c'è questa che devo gestire. Qui non so. Però sicuramente tutto il giro mi costa troppo tempo. Vediamo. Vabbè, con le varie automatiche dovremmo riuscire comunque a tenere i costi. Non di tanto, ma qualcosina sì. Un pochino sì, dovremmo riuscire a tenerli. Gli scamano ovviamente contrattaccano. E anche di là. Beh, questo non so neanche che cazzo sia, sinceramente. Allora. Qui sta avanzando. Riesco a prendere l'insediamento in un turno? Sì. Faccio occupa e saccheggia. È un tier 3. Perfetto. Se mi tiro anche una cura. Bom, qua ci siamo. Ok, R cappone. 880 di perdite. Qua ancora non c'è l'attacco. Qui c'è l'esercito che si schianta il prossimo turno. Gli orchi li danneggio perché sennò mi attaccano. Quindi devo attaccare qua. Ma non so dov'è l'altro esercito. Non mi interessa. Oh, questo lo facciamo. Potrebbero distruggermi qualche territorio. Anche perché non è solo lui, sicuro. Però non mi interessa. Cioè, sinceramente, ho bisogno di combattimenti. Loro mi attaccherebbero, sicuro. Vabbè, qua li voleva. Poi. Provo a girarmi, intanto vediamo se spuntano fuori altri orchi. Se no dovrò tornare indietro. Sacco di oggetti che potremmo rivendere. No, ma qua facciamo un sacco di soldi se vogliamo. Allora, gestiamo un po'. Iniziamo dalla capitale. Up.
difese, la capitale può essere attaccata. No. No, ma non me la sento di togliere difesa ancora. Potrebbe arrivarmi un rush. Qua è abbastanza safe. Qua si tolgono. Boyar of Kisle. I reject any who crave power. Qua lo teniamo così invece. Qui per ora lo teniamo così. Mi metto due di questi e uno di questo. Qua piazza tutti i soldi, a meno che non vanno giù, comunque non è male. Niente reclutamento qua. Ok, qui va bene, punti abilità. Mentore, a destra gli altri. Dammi un arciere. Cazzo ti do? Più che altro vorrei che tankassi tu. Sì, mi serve che tanchi. Ha paura, mi piace di più, a dirti il vero. Te l'ho data, non è una cosa che mi fa impazzire. Non voglio fare altri maghi. Io tutte queste robe le rivendo. Sì, no, qua rivendiamo tutto. Guarda. Posso selezionarli tutti, devo cliccare uno a uno. Ma mi sparo. Dai, non hanno messo il vendita automatico. Vabbè. Guarda i soldi. Dio. Ma Maga sta facendo... Wow. Maga, complimenti. Se mi dessi un po' di oggetti magici piuttosto che le dotazioni, ti ringrazierei. Comunque, complimenti. Mi hai fatto un grosso aiuto. Vai, te ne addestro un'altra, via. No, sei così per forza. Fammi rivedere. No, per ora non devo farti nient'altro. Stavo pensando se metterti... C'hai... Che cosa c'hai? Non so quanto hai di carica. 65. Vabbè, cerca nemici, te lo metto. Poi vediamo se farti carica. Qui mi becco l'attacco, ma dovremmo giù riuscire a gestirlo. Lo tengo? Sì, va bene. Poi diminuiamo la velocità dei nemici. Poi qui. Qui è full. Il prossimo turno mi attacca, ma sarà tutta merda come al solito. Qui è danneggiato. Rischio di perderlo. Riparo. No, tanto il prossimo turno si ripara automaticamente, quindi no. Qui. Upgrade qua. È al confine. È molto a rischio. Sì, ma non so. Non so se è una cazzata. Ma non so. Qui tieni così. Qui se non sapendo dove è il nemico. Intanto io riduco la velocità. Poi vediamo. Perché potrebbe sbucarmi gli orchi. Gli orchi avevano due eserciti, ma non so dove. Uno io l'ho seccato, l'altro non lo so. Potrebbero essere andati più a destra, per quanto ne sappia. O potrebbero essere nascosti. Beh, sicuramente mi scoppiano i segni d'evento se sono nascosti. Qualche morto. Gli orchi per ora non sono intenzionati ad attaccarmi. Qua era normale questo attacco stupido. Dammi a destra. Mostrami la merda.
Ok, gli scaven sono partiti al contrattacco. Va bene, non è un problema. Tanto qualcosa dovevamo perdere, raga. Continuo a non vedere gli orchi. E questo sta avanzando. 19. Questo è auto. Sicuro. Soldi. Ok. Allora, recappone. Sempre oggetti, buono. Ok. Quindi, qui ci sarà un attacco 14. Ok. Quanto sei forte? Ma sei molto forte. Mi sto chiedendo perché sto tornando con Boris. Perché? Perché secondo me i due eserciti li gestiscono. Secondo me i due eserciti gestiscono tutta la faccenda. Non mi serve mandare anche l'altro. Il problema è che se non avanzo vado in loose. Fammi vedere questo insediamento. Metti le difese perché sono al confine. Ce la faccio? Allora, possiamo fare una bella giocata qua. L'imboscata? Se entra è auto. Sì, se entra è auto. Vai. Imboscata. Avvicinalo un pochino perché vorrei... Se non mi entra comunque vorrei partecipare con le difese. Qua pusha. Ok. No, secondo me sto sbagliando a tornare con Boris. Sto facendo una grossa cazzata. Qui mi serve. La fortezza. È stato sottomesso? No. Se vado più a destra però lo attacco automaticamente. Se vado a sud mi entro in guerra con una fazione gigante. E nono. No, allora non torno indietro. Vado di qui e attaccherò loro. Li tradisco. Sì, è l'idea migliore. Oh oh oh, ho fatto una bella giocata, ho visto gli orchi. Se mi attaccano muoiono instant. Perfetto, ho fatto la scelta giusta. Recappone degli insediamenti. Ah, qui ho tolto le difese. Un insediamento volevo un sacco di ordine. Perché qui sarà il centro di reclutamento più grosso. Ok, dammi ordine. Niente soldi, ordine. Qui le difese non le uppo, ma le tengo. Poi lo distruggo più avanti. Qui le difese è molto a confine, sì. Sì, sì, è troppo al confine. Ma anche qua è troppo al confine, mi potrebbe attaccare. Finché non lo libero. Monte fluntante. Allora, qua è protetto, quindi va bene. Qui è out. Ok, qui devo fare questo. Devo farci le difese prima dell'arrivo dell'attacco. Qua non mi interessa. A me piace le gelide. Munizioni, ok. Passo. Ho bisogno di guerre. Di battaglie, di combattimenti. Non posso andare in loose, demoni. Non così lungo. Se mi entra imboscata qua è auto. Qua non ho reclutato. Cazzo che dovevo fare 4 unità. Ah, non l'ho fatto. No, ho sbagliato. Vabbè, lo faccio dopo, però comunque ho sbagliato. Mi servivano 4 unità per pusharlo. Ah, è andato instant sull'insediamento. Qui distrugge. Va bene. Sì. Non so dove mi abbiano attaccato, sinceramente. Aspetta, cerchiamo di capirci. Ma non pensavo nemmeno che ci arrivassi. Oddio.
Eh no, mi incula male lì. Merda. Quello è andato. No, no, ci è arrivato come, Cristo. Marcia forzata, no, è una battaglia. Sai che non è una scelta così stupida? Perché non lo faccio curare e poi arrivo io con questo. Sì, non è una scelta così stupida. Ci sta. Però non devo fare morire lui. A livello 4, è un peccato. No, questo qua non dovevo no, no, aspetta, 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 aspetta. Devo ricaricare. È un leggendario, ma... Come non ho fatto l'attacco, non succede nulla. Perché l'anatamo, come cazzo si chiama, quando lo togli non lo puoi rimettere. È l'unico che non devi mai toccare. Non so perché c'è questa minchiata. Sarà un altro bug, uno dei 10.889 milioni di bug. Ma c'è. Sapendolo, ci gioco intorno. Dio santo, sto gioco. Comunque quell'attacco lì, forse con la difesa ce l'avrei fatta. Non sapevo dove era questo attacco. Non sapevo nemmeno che ci arrivasse. Allora, lui non lo faccio morire. Cambio. Vedi? Meglio non mettere questo. Gli metti questo, che morirà. Ma farà il suo sporco lavoro. Morirà per la patria. Non lo farà curare. Qua. Ci prendiamo loro. Ne ammazzo tutte e due. Così almeno tamponiamo le varie perdite che ci sono. Perché ce ne sono. Siamo meno 2000. E qui avanziamo. Qui guadagniamo 3600. Qui tampono altre perdite qua. 7 turni, ma attacchiamo prima. Perfetto. Perdiamo 2000 denari. La sconfitta di prima mi farà mi fa molto male. Ma avanziamo in marcia forzata. Perché tanto lui si deve liberare. Poi magari scappa. Ho perso il tier 3 però. Amen. Il tier 3 è una brutta perdita. Perdo l'esercito. No, ma comunque lo tengo quello lì. Qua gli aumento la bromatura. Lo tengo perché lo voglio danneggiare il più possibile. È perché non è sicuro che scappi. Perché se non scappa è morto. Al 100.000%. Qua gli aumentiamo la protezione al tiro. Qua passiamo il turno. Meno 2000 denari ogni turno. Bella. Allora, qui ci sarà il combattimento. Ho subito varie sconfitte. Infatti la mia capitale guadagna un cazzo adesso. Qua perdo l'esercito, quindi comunque... Perderò un po' di money in meno, grazie a questa sconfitta. E poi riprendiamo il territorio. Qui era normale che gli scavi stessero facendo qualcosa. Normale. Sono ovunque. Ok, è scappato. Ora. Dai, là. Questa è una missione, la dobbiamo fare. Lui è scappato. Qui auto. Sì, ma c'ho gli scaven che mi stanno premendo. Devo assolutamente fare soldi. Allora, i soldi sono un pochino rientrati. Qua tradiamo. Qua tradiamo. Che mi servono i soldi. E dobbiamo eliminare questa razza di merda. Qui non mi serve territorio. Se non mi attacca instant glielo traddo. Per ora non mi serve. Mi servono i soldi. E mi servono guerre. Qua lo attacchiamo invece. Io passo all'interno dei territori degli orchi. Sta avanzando molto velocemente, non è un grosso problema. Semplicemente perderò dei territori. Ma vabbè, non è una cosa nuova. Oh no, qua c'ho il free attack. Cazzo. Merda. No, lì entra. Entra con piacere, cazzo, qua. Mi plana.
Va bene. Urson. Urson, che facciamo danno? Anche perché questo qua almeno si danneggia, poi non seguo con l'altro e dovremmo ucciderlo. Ortodossia, posso sostenerlo con 50 devoti, no. Quindi va bene. E mi servono i buff, quindi va bene. Qua appena ritorna lui io farei un altro esercito, però prima... devo iniziare a creare un piccolo esercitino qua. Perché comunque perderò dei territori e ho bisogno di truppe. Anche per riconquistarli i territori. Tu chi sei? Ok. Io metterei questo, che tanto prima o poi lo mettiamo. Demon Slayer! Cioè, l'unica cosa che mi fa male è quando non riesco a attaccare nessuno. Tu sei quasi al massimo. Sì, anche perché comunque gli scaven mi fanno male. Mi fanno veramente male. Qua è rinata la ribellione. Chi ha fatto doppia ribellione? Rischio di perdere. Adesso lui mi attaccherà qua. Perdo il tier 3 un'altra volta. Più che altro che era il centro di reclutamento. Quella è la cosa che mi fa più male. Avevo tolto le difese adesso. Se avessi avuto le difese ce l'avrei fatta. No, e invece ha radunato due eserciti e ha attaccato qua. Ce la dovremmo fare. Anche perché Urson l'ha dato vittoria eroica. Ma vabbè, ma guarda che cazzo mi attacca, man Culet. Easy. Qua è andata da Dio. È andata da Dio. Che coglione. Allora, qui 50 e ricominciamo a riconquistare tutto. Madonna, però quanti danni ho preso. No, aspetta, scherzavo. Tu sei stato troppo danneggiato, non me ne sono accorto. Troppo. Tu devi andare qua. Ti passa io attraverso, non me ne frega un cazzo. Cagagli anche nel territorio, non me ne frega proprio un cazzo. Qua te lo do. Grazie. Amici. Fratello. Grazie mille. Ok, questo l'abbiamo tenuto, quindi è perfetto. Le difese qua non servono al momento. Qua mi servono truppe per andare qua. Perché così divido un po' le truppe e possiamo fare più attacchi contemporaneamente. Cioè, anche se vado in perdita non me ne frega un cazzo. Perché viviamo in perdita di soldi. Come la mettiamo? Ah, qua mi ha aperto proprio il culo prima. Qua mi ha fatto veramente male. Fammi vedere questo, Monte Fruttante. È che gli scaven stanno circolando nei miei territori, però metti i soldi. Stanno bazzicando male i miei territori. Che poi li razziano, non li stanno conquistando. Giustamente, non li riescono a ottenere. Ah, che tipo l'impero romano. Sono gigante, ma continuo a avere perdite ovunque. Uguale. Fammi vedere tu. Tu hai fatto una bella battaglia prima. Ascoltate, aumenta un po' i danni. Hai un po' di schivezza. Ah, oh, questo è ottimo invece. Guerra silenziosa. No, dammi la magia questa. Abbiamo un potenziamento contro i demoni del caos, i guerrieri del caos, che è ostra ottimo. Soprattutto gli eserciti che comunque non sono molto livellati. Gli eserciti livellati non hanno problemi, ma gli eserciti non molto livellati, questo buff li aiuterà terribilmente tanto. Qua ammazziamo loro, razziandoli. Poi io traderei questo territorio con gli orchi. E poi io attacco gli scamen. Proprio bello bello, figo figo. Qua sta avanzando lui. C'ho 10 di difesa, se non viene niente ce la dovrei fare.
Ma guarda che danni. Come 4 turni. Patriarca ce l'ho? Iniziamo a metterci un patriarca e la maga appena ce l'ho. Che questo è un esercito importante. Sì, sì, lo riesci a fare l'esercito, guarda. Ne fai anche 2. Ne fai anche 10. Fidati. Ma attacca il prossimo turno. Dimmi che non è danneggiato. Pochino. Non so. Probabilmente non mi dà l'auto lì. E io qua devo avanzare. Anche perché mi serve la conquista a breve. I accept only loyal men. I reject any who crave power. Ok. Il problema è stare fermi. Come al solito il mio problema non sono gli attacchi, sta nel quando sto fermo. Porca miseria che perdo soldi su soldi. E questo deve stare fermo. A meno che... C'è un modo di non stare fermo. Lo faccio. Che mi serve l'attacco qua. Dai, 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 non dovrei perdere molto. Raduno tutte le truppe al massimo. Monte fluttante. Ok, aumenta un po' l'economia. Che cosa succede? Ah, ok, l'aveva interrotto. Qua le truppe sono al massimo, quindi una ribellione ce la gestiamo. Qui va bene, qui va bene. Qui? Ok, avevo potenziato ma avevo detto che era molto a rischio, effettivamente lo è. Se mi aumentassero i soldati farei questo, ma non lo fanno. Ma servirebbe qualcosa che aumentano i soldati, ma non c'è un cazzo. Di guarnigione. Questo mi dà solo il patriarca. Sai che roba. Minchia, farebbero 15 unità. Sai che roba. 15 perché qui me ne aumenta, non mi ricordo. E ne dà altre 2. Quindi siamo a 13, no 14. Madonna mia che merda. Lo trovo talmente inutile questo upgrade. Guarda, dammi i soldi. Passo il turno così anche perché siamo in perdita. Siamo in perdita costante. Ma devo continuare. Devo riprendermi i miei territori, depusharli e contrattaccare gli Skaven con i due eserciti perché uno sta andando un'altra parte. Anche se uno dopo gli faccio fare il giro e attacco gli Skaven. Intanto con l'economia dovrei essere abbastanza stabile. Poi gli insediamenti piano piano dovrebbero produrre. Auto, non auto, auto. Belle, queste auto mi aiutano tantissimo. Grazie. Tornate presto. Andi a solo, saccheggio qua. Ok, va bene. Qui muoviti. Qui si è mosso. Mi perde un sacco di unità, ma è giusto che me le perde. Va bene. Qua veramente è giusto. Anche perché l'ho spinto proprio al limite qua. Lo devo potenziare. Siamo a 10, ce la dovremmo fare contro 7. Dopo proviamo a chiedergli la pace. Che vorrei occuparmi degli Skaven. Cazzo, mi sa che attacca qui mo. Ma fa il juke della vita. Oh, l'importante è che non arrivi qui. Perché lì mi fa male. Quanto c'ha? 6? 13? Non lo so. Ce l'abbiamo Orson, giusto? Sì. In verità, sì. Non basta, ma ce l'abbiamo. Parazia. The bear is with us.
Sì, perché se mi buttano giù il centro di reclutamento, quello fa male. Cioè, è come giocare, che ne so, Command & Conquer che ti distruggono gli edifici militari. Ok, qui sono al centro, dobbiamo... Va bene. Qui dovremmo passare di qua. Ah, oh, metodo più facile passare di qua. Lascia scoperto però di là. Questo fra poco vuole la pace, ha perso tutti gli eserciti. Qui... un po' di cavalleria non farebbe male. Un fucile non si sa mai. Rallentare la velocità di movimento non sarebbe male. Qui economia. Non farei un cazzo al momento. Qui invece posso farlo. Non andiamo troppo behind i soldi perché non si sa mai. Ok, questo dovrebbe essere per ora safe, ma non farei robe strane ancora. Questo. Queste servono in difesa più che altro perché mi potrebbe arrivare un attacco. Madonna, la crescita è troppo bassa qua. Tira via questo. Dammi questo che facciamo altre difese. Assassina o ruba? Forse assassino. Boris Ursus himself. Cura no. Vai di danni. Difese, danni, queste robe qua. Protezione delle armi da tiro, perché comunque ormai dobbiamo iniziare ad abituarci alla gente che ci spara. Obiettivo. Ecco, drum. 23 su 30. Ma la situazione drammatica secondo me l'abbiamo superata. Sì, lui attaccherà qua, sicuro. Cazzo. 15 su 20, 13. Lui arriva al prossimo turno. Il problema è che io mi muovo lento poi. Sì, anche perché sono Skaven. Non li devo sottovalutare. Passano sottoterra sti fili, merda. E non solo. L'altro piccolo problema è che mi fanno le imboscate. Spero che attacca qua, ma non credo proprio. Attaccherà qua. Se attacca qui ci sto nella perdita di questo insediamento. Se attacca qua mi fa male. Non ho nemmeno le difese. Più che altro perché può andare qua. Però se si fa male abbastanza forse non riesco... no, è andato qua. Merda. E infatti. Merda. Va bene. Qua devo stare sul 50. Non posso muovermi velocemente. Ah, ha fatto qualcosa qui. No, però non è abbastanza, meno male. Ok. Tira su i soldi qui. Qui non ci saranno più conquiste. Qua tradderò l'insediamento invece. Allora qua ce ne andiamo. Più velocemente possibile qua. Questo glielo diamo agli orchi. Fatto un'aggressione. Ma no, me lo tradiscono. Che cazzo me ne frega. Intanto, ma sono preso i soldi. È più sicuro i soldi che patto di aggressione dagli orchi, guarda. Qui vado in reclutamento, dobbiamo pushare di qui. Dammi roba stupida. Faccio ancora niente. Se perdo il punto reclutamento mi farà male, male, male. Qua provo l'upgrade. Mi fa male, male, male. Non dico che è ingestibile, però. Sarebbe meglio non perderlo. Ah, merda. Non avevo più l'anatamo. Porca miseria.
Ah no, ce l'ho, è qua. Dammi i soldi qui. Ok. Qua non mi interessa. La maga è completa. Adesso vediamo come si muovono gli Skaven. Perché se si muovono come penso io, punteranno il centro di reclutamento. E lì perdono un tier 3, mi rallenta. Merda, anche tanto. Cioè, lo posso rimettere in pista, ma comunque andiamo lenti. Adesso buttiamo gli Skaven. Se butto fuori gli Skaven, sono messo da Dio. Il solito coglione che mi attacca. Ancora non sappiamo cosa hanno deciso gli Skaven. Io so cosa ho deciso io. So che dovrò attaccare qua. Spero che si siano ritirati, anche se io, i miei sensi di ragno mi dicono che non si è ritirato proprio per niente. E che anzi mi sta per attaccare qua. È la cosa più intelligente da fare. Perdi un esercito, però ti prendi il territorio. Qua mi segna il nemico. Ok, lui sta avanzando là, ma non è lo stesso esercito di prima, purtroppo. Qui avanzo. Perché lui interessa prendere qui adesso. Io vado sotto e conquisto qui e qui mi riprendo. Lui tanto si deve muovere lento, giusto? Sì. Ah, tira via questo. Non diamogli la possibilità di fare stronzate. Questo e questo. Per ora tienili, ma poi li perdiamo. Questo piazza i soldi. Tanto è difficile conquistare le capitali per gli Skaven. Per ora li tieni così. Questo. Abbiamo giocato così. Per ora facciamo così. Ok, vediamo se gli Skaven hanno fatto quello che penso io, mi tirano giù il tier 3 o no. Se riesco a prendermi il territorio che ho perso prima, mi rifaccio la provincia e poi avanzo da 2 punti contro gli Skaven. Loro probabilmente mi conquistano tutto destro. Finché io non ho abbastanza soldi da fare più esercito. Questo mi farebbe male. Sì. Merda. Speriamo che i buoni stanno facendo qualcosa, eh. È un tier 3, giusto? Dimmi di no. Dimmi che non è un tier 3. Dimmi che non è un tier 3. È il tier 3. Tombola! L'ha tirato giù. Lo sapevo. Non è fatta male l'intelligenza artificiale, purtroppo. Dobbiamo rifare il tier 3. E anche velocemente. Non è fatta male. Merda. Dammi l'ultimo cavallino. Ultimo turno, raga, poi vado a mangiare. Bravo che mi ha tirato giù il tier 3. Intelligenza artificiale del cazzo. Che bella giocata mi ha fatto. Senza il tier 3 non posso fare potenziamenti alle truppe. E comunque rimango un po' behind. Però adesso sto chiudendo. Quindi ormai ci dovrei essere sui insediamenti di Skaven. Inizio a fare male a lui. E mi faccio occupa e saccheggia perché li voglio tenere. Sempre lenti. Ci difendiamo contro le imboscate Skaven. Sì, è lì. Ha tirato giù tier 2, sicuro. E qui partiamo il contrattacco, invece. Qui devo reclutare per forza. Ok, qui arrivo nel prossimo turno e inizio a fare i miei devasti. Ho fatto tutto il giro.
Di qui inizio a riprendermi tutto. E anche di più. Ok. Oh, raga. Passo il turno e vado a mangiare. Fammi vedere solamente... Questo dov'è? Ok. Inizio a fare il centro di reclutamento. Poi faccio le difese. Anche perché da sul porto. Andrò in perdita di soldi costante, ma tanto c'ho doppia battaglia. Una qua, una qua. Con l'esercito che comunque risponde abbastanza bene. Ah, qua è stato sottomesso il mio nemico. Ok, perfetto, è completamente andato. Gli scaven salteranno fra un pochino. Fra un pochino saltano anche gli scaven. GG. Boh, raga. Tolgo la curiosità di vedere se si è allontanato, cosa che penso sicuramente di sì. Una volta che si presenta l'esercito, lui si è allontanato, infatti. Tiro uno. Esatto. Siamo in costante perdita di soldi, ma qua dovrebbe aiutarmi. In verità no. Merda. Devo correre. Anche perché perdo tanto. For Mother Kislev, take me there. Passo il turno, vedo quello che accade prossimo e basta. Devo tirare via qualcosa che sto costruendo. O fare qualche accordo. Ok, questi mi dovrebbero dare un turno. Oh. Passa il turno per far salvare, ma vado a mangiare. Dopo lo guardo meglio domani. Ciao belli. OBS.